Ciao a tutti, sono Simone Bissi, l'editor di Bricknauz, la testata Lego di Lega Nerd. Oggi sono qui con voi per parlarvi degli ultimi progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti su Lego Ideas questa settimana. 42. Iniziamo da un progetto che abbiamo visto qualche settimana fa, l'abbiamo anche commentato sulle pagine di Lega Nerd, ed è Charlie e la fabbrica di cioccolato, creata da due grandissimi italiani, grande Jody Padulano e Roberto Ceruti. Il progetto ha raggiunto i 10.000 voti e ora è entrato nel First Review 2021. Il progetto ci mostra la cascata di cioccolato, la famosa cascata di cioccolato del film, e con il ponte che passa sopra al film di cioccolato. Sono presenti le minifigure degli Oompa Loompa, di Charlie ovviamente, e dei 5 bambini che entrano nella fabbrica. Le minifigure sono ovviamente state realizzate custom per il progetto e ora attendiamo il verdetto, più o meno fra circa 6 mesi all'incirca, per sapere chi fra tutti i progetti compresi in questa review, in questa First Review 2021, passerà la selezione. Oltre a questo progetto, che ora vi mostro, di cui vi mostro alcune immagini nel dettaglio, ecco qui la cascata tra l'altro funzionante, molto interessanti tutti i vari dettagli che Jody e Roberto hanno inserito al suo interno. Durante questa settimana un'altra opera su Lego Ideas che ha raggiunto i 10.000 voti è questa qui, la catena del DNA, una catena a doppia elica che è stata realizzata come opera unica. Fondamentalmente questo account ha creato solo ed esclusivamente quest'opera, l'ha messa su Lego Ideas e ha raggiunto i 10.000 voti, e l'account è di uno studente di nome Daniel Cosravinia, che studia, comunque frequenta il CSCRM di Londra, che è il King's College London Center for Stem Cells and Regenerative Medicine, quindi uno studente di questa facoltà che studia medicina appunto, e quindi sa molto bene come realizzare una catena di DNA, soprattutto con i mattoncini Lego. L'opera non è in scala minifigure, ma è molto più grande rispetto alla scala minifigure, proprio per dare modo di poter giocare e toccare con tutta la catena del DNA. Inoltre sono presenti alcune minifigure legate alla scoperta di questa catena di DNA. Vedendola così, in effetti sembra non troppo grande, ma verificando poi mattoncino per mattoncino ci rendiamo conto che il diorama è veramente veramente grande. Si tratta infatti di un'opera da 3.000 pezzi e alta più di 60 cm. Le due opere si vanno ad aggiungere ad un elenco di progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti su Lego Ideas davvero davvero grande. Si tratta di ben 53 progetti attualmente nella First Review 2021. Dando uno sguardo veloce ai progetti, ci troviamo con l'ennesimo diorama della serie TV The Office, la maschera ridotta in miniatura di Tutankhamon realizzata da Swan Dutchman, che ha realizzato anche la versione in scala 1:1 di questa maschera gigantesca. Abbiamo il Polar Express, abbiamo Baba Yaga, l'ufficio di Mulder di telefilm X-Files, un altro piccolo diorama legato al videogioco Among Us, la nuova riproposizione dell'auto di Chitty Chitty Bang Bang, e infatti si chiama Chitty Flies Again perché aveva già raggiunto i 10.000 voti. E abbiamo l'astronave di Samus Aran di Metroid, un piccolo diorama a tema Animal Crossing, anche questo l'abbiamo visto già altre volte come tematica trattata su Lego Ideas. È presente la nave Viking di Jonas Kram, tedesco fortissimo sulle mock. I busti di Asterix e Obelix di Zeto Vince, il greco, anche lui molto famoso per il suo busto di Iron Man. Abbiamo un'altra opera italiana, i Trulli di Albero Bello. È di nuovo presente la Casa dei Sette Nani di Anne One Was Yellow First, che già l'aveva proposta e già aveva raggiunto i 10.000 ed era stata scartata, assieme tra l'altro ad altre sue opere
sempre molto carine e particolari, legate un po' al mondo della natura o dei videogiochi come la Stalla di Zelda o il Mulino a Vento, molto molto carini, tutti quanti che hanno raggiunto 10.000 e purtroppo poi non sono stati scelti. Ed infine, sempre per rimanere in tema di opere italiane, abbiamo lo Scania Next Generation. Riguardo quindi alle news sul portale Lego Ideas, questa è la situazione di questa settimana: 53 progetti per la First Review 2021 che si chiuderà i primi di maggio e il cui risultato di norma viene annunciato 5 mesi dopo, perché ci sono i 4 mesi per la successiva review, quindi la seconda, e normalmente un mese dopo la chiusura della review successiva, quindi 4 più 1, 5 mesi dopo, dovremmo idealmente avere le notizie sul o sui vincitori di questa first review. Quindi dita incrociate per tutti i nostri progetti italiani, cerchiamo di portarci a casa qualcuno, per favore, Lego. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace qui sotto ed iscrivetevi al canale con la campanellina per rimanere sempre aggiornati con le notifiche su tutte le news Lego della settimana. Ciao a tutti!